Buongiorno! Comunque, adesso mi finisco di preparare perché sto andando a pranzo dai miei suoceri oggi, poi vado al lavoro, oggi non pranziamo qui. Comunque, allora, quella l'ho presa, ok. Non ho voglia completamente di andare al lavoro, sono ancora stanca da ieri praticamente perché ieri mi sono fatta il turno di 8 ore. Praticamente ho fatto da mezzogiorno e mezzo fino alle 9 ieri sera e sono praticamente ancora stanchissima. Comunque, adesso mi finisco di preparare e poi vado. Ok, mi sono data una truccatina un po' così. Comunque, volevo dirvi una cosa. L'altro giorno, quindi era, se non sbaglio, sabato, forse, sì, sabato mattina mi sembra. Comunque, sono arrivata al lavoro e praticamente due miei colleghi avevano pulito il corridoio perché c'è stato lo scarico, è una cosa nostra di lavoro, comunque. E praticamente ero fuori, io ero mentre ero fuori con una mia collega e suo marito con il loro canino che gli faceva le coccole. Poi, siccome avevo paura che mi cascasse il telefono, allora sono tornata dentro. Comunque ci tenevo a dirvela sta cosa, così mi date anche qualche consiglio perché non so come fare. Cioè, devo portare a cambiare il vetro, però non so dove, quindi se siete di Firenze consigliatemi un posto dove un posto low cost praticamente. Comunque, stavo tornando nello spogliatoio appunto per metterlo in borsa e stavo scivolando e ahimè mi è caduto il telefono. Quindi, cosa è successo? Si è rotto praticamente qua. Non si vedrà un cacchio, comunque, no, nemmeno così. Comunque si è rotto qua nell'angolo, non la mette a fuoco, non lo mette, non so perché. Proviamo ad andare alla luce, forse si vede un pochino meglio. Comunque, si è rotto qui praticamente, non è tantissimo in più, c'è anche tutta una crepa qua e vicino qua il tastino. Quelle no, non si vedono però. Però comunque ci sono anche praticamente. Ahimè, mi è caduto, quindi adesso mi girano un po'. E comunque, appunto, se sapete un posto qua a Firenze, per chi fosse di Firenze, un posto low cost, me lo faccio sapere così glielo porto. Comunque ci tenevo a farvi vedere due cose. Questo orologio che abbiamo comprato dai cinesi, io e il mio ragazzo, per un po' abbellire la casa, insomma, ecco. Poi volevo far vedere anche il divano praticamente. Ora adesso non so uscire davanti, però praticamente questa è la fantasia con il sole, con il sole, c'è il sole, questo qui, che praticamente me l'ho preso mia mamma quando stavo con l'altro ragazzo, quando convivevo con l'altro ragazzo, me la comprò. Nel frattempo mi prendo un bel caffè e chiaramente ce lo compro quando stavo con lui e non vivevo con lui. E adesso poi me l'ha data da mettere qui a casa nuova. Comunque, a breve. Quando uscirà questo video probabilmente sarà già uscito, ovvero l'home tour. Praticamente fatemi sapere, già una di voi mi aveva chiesto di registrare il video dove appunto parlavo come ho conosciuto il mio ragazzo. Fatemi sapere se è una cosa che vi interessa, così ve lo registro. Ok, adesso chiudiamo tutto così andiamo. Appena arrivo in macchina vi volevo far vedere una cosa, così mi date un consiglio su come fare, perché non ne ho più idea.
Adesso andiamo in macchina così vi faccio vedere. Ok, sono arrivata in macchina. Nel frattempo ho già messo anche la cintura, sono pronta a partire. Comunque, quello che vi dicevo praticamente è che ho comprato questo, quello per mettere il telefono appoggiato praticamente là, o qua sopra o anche di qua al vetro, insomma da qualche parte, appunto per fare i video. Però non riesco a capire, ho tutto praticamente, solo che non riesco a capire come si metta. Quindi se qualcuno di voi lo sa, me lo faccio sapere con un commento qui sotto. Comunque, adesso parto perché sto morendo di caldo, praticamente ho il sole su questo lato di guida. Comunque adesso andiamo perché sto schiantando. Sono praticamente arrivata a casa dei suoceri, adesso vado su in casa dal canino, che tra l'altro ieri sono venuti i miei suoceri su a casa nuova, perché io poi tanto ero al lavoro. Comunque hanno portato praticamente anche il canino. Comunque adesso salgo su perché sto morendo di caldo, non vedo l'ora di salire, almeno bevo un po' d'acqua e sto qua. Il mio cagnolino, piccolino. Vi voglio far vedere anche questo, praticamente questo era il puzzle che avevamo fatto io e il mio ragazzo un po' di tempo fa, solo che manca un pezzo qua e altri pezzi qua giù, che sicuramente saranno caduti, infatti uno in terra e sicuramente ce ne sono anche altri, vabbè, comunque. Solo che avevamo sbagliato la misura del vetro sopra e di quello sotto, insomma, avete capito, della cornice, ecco. E si era rotto il vetro, poi non l'abbiamo ricomprato, poi abbiamo perso anche i pezzi e quindi niente, non lo possiamo più fare. Comunque ci tenevo anche a ringraziarvi alcuni di voi, perché mi avete lasciato sotto l'ultimo vlog, se non sbaglio, tanti bellissimi commenti. Infatti vi mando un bacione enorme a tutti coloro che mi hanno lasciato questi bei commenti, e spero che continuate così a guardare i video, a lasciare commenti. Mi raccomando, fatemi sapere se conoscete un posto dove posso portare il telefono, perché per ora comunque sia lo tengo così com'è, poi più in qua sicuramente lo cambierò. Ok, sono appena venuta via da casa dei suoceri, scusate per i capelli, ma comunque adesso vado al lavoro. E poi a casa dei suoceri ho preso anche, l'avevo già preparata, cioè l'aveva preparata il mio ragazzo, poi però no, un'altra l'abbiamo presa oggi. Comunque abbiamo la centina di basilico. Poi comunque a casa ve la faccio vedere per benino. Adesso andiamo. Ok, uscita dal lavoro, adesso vado a casa, così vi saluto direttamente da casa, mi metto subito il video sul computer, così poi domani se riesco lo monto, se riesco, teoricamente dovrei riuscirci perché ho il giorno libero al lavoro. Scusate per gli occhiali, ma la sera quando esco dal lavoro o qualsiasi altra cosa faccio, anche se ho il giorno libero, comunque la sera per guidare metto sempre gli occhiali, perché non ci vedo bene. Comunque tanto sono solo da riposo, non ho problemi, cioè ho problemi solo per guidare o per lavorare, infatti dovrei mettere sempre gli occhiali, però non li metto mai, e li metto anche per montare, insomma per stare al computer, per montare i video, altre cose simili. Comunque adesso andiamo, perché se no mi chiama quell'altro, cioè il mio ragazzo, mi dà per disperso. Ok, arrivata a casina, adesso vado su che devo anche scaricare la macchina. Sì, ho diverse cose in macchina, cose diciamo invernali che avevamo ancora a casa il mio ragazzo, dovevamo portare qui a casa nuova. Comunque io
vi do la buonanotte dalla macchina perché le luci fuori non è che sono delle migliori. Comunque, io vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, come al solito, seguitemi sui social. Tanto tutti i link sono. Buongiorno. Allora, ieri sera non sono riuscita a fare il finale del vlog, infatti mi volevo scusare con voi perché sicuramente quando uscirà poi il vlog di ieri il finale praticamente non ci sarà, e comunque siccome non ci sarà lo sarebbe questo qui. Comunque, appunto, dicevo di seguirmi sui social e io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Come al solito, tutti i link dei social sono nel giro nell'info box. Non vi ho spiegato il perché del finale, perché mi si era scaricata la batteria della videocamera. Vabbè, era scontato, penso lo sapevate. Comunque, vabbè, i link sono tutti giù nell'info box e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!